Ferdinando De Giorgi, questa sera probabilmente la parola chiave è pazienza. Sì, oggi è una partita nella quale dovevamo avere pazienza, perché la squadra cubana, che insomma avete visto, ha dei buoni battitori, schiacciatori, diciamo powerful, come sono, tirano fortissimo, insomma hanno giocato una partita intensa come insomma potevano fare. Solo che noi a un certo momento nel secondo set soprattutto non abbiamo avuto molta pazienza in alcuni tocchi, secondi tocchi eccetera, però sono le partite, sono così, l'importante come abbiamo fatto, che ci siamo messi lì contro un avversario di tutto rispetto e abbiamo fatto le cose un pochino meglio finché non ci siamo portati la partita. Senti, nonostante qualche sbavatura comunque i tuoi ragazzi hanno dimostrato una grande concentrazione, no? Probabilmente quello da valutare attentamente e positivamente l'atteggiamento avuto dalla squadra. Sì, ma queste sono partite, dai, dentro fuori, non è che se noi ci illudiamo che queste partite di questo livello e più si va avanti aumentano, ci siano le cose ideali, non ci possano essere errori, pause, difficoltà. Credo che quello che hanno dimostrato, la capacità di cercare appunto di cambiare la situazione del secondo set con un avversario, come dicevo, che insomma ha spinto abbastanza. E questo è un aspetto sicuramente positivo. Credo che tutte le partite da qui in avanti saranno leggermente nervosette, diciamo, sotto certi punti di vista. Però dobbiamo... Sì, dai, l'importante è, io ho visto una squadra comunque che ha cercato di trovare la strada e l'abbiamo trovata tutti insieme, insomma, migliorando alcuni aspetti e vincendo un ottavo di finale tutt'altro che semplice. Ora si aspetta Francia-Giappone. Adesso aspettiamo Francia-Giappone. Vediamo, verremo a vederla, sarà, dai, vediamo chi sarà l'avversario, anche se chiaramente voglio dire la Francia parte abbastanza favorita, però sai, sono sempre partite, come avevi visto, insomma, che bisogna giocare fino in fondo. Grazie.